caso Santa Chiara servono 500.000 e 6 mesi di lavoro in più. Alcol vietato in Quartier Nuovo a Firenze, per i bassanesi il divieto va ampliato. Ancora profughi nell'albergo di San Pietro in Guglia, il sindaco dichiara l'inagibilità. Morì cadendo nella roggia di Rosà, la famiglia querela il comune. I musei civici di Bassano puntano all'internazionalità con esposizioni uniche in Italia. Tutto pronto tra Bassanese e Altopiano per il passaggio del Giro d'Italia. Buonasera telespettatori, apriamo il nostro telegiornale parlando del polo museale Santa Chiara. Arriva la variante che costerà 500.000 di euro in più ed altri 6 mesi di lavoro. Tutti i dettagli nel nostro primo servizio. Quello per il polo museale Santa Chiara è un cantiere piuttosto complesso, ma ce la faremo. Così parlava Nico Vardanega quando subentrò nell'area dell'ex caserma Cimberle Ferrari alla ditta di Maser, fallita nell'ottobre 2014. Il sospiro di sollievo dei bassanesi, dopo 2 anni e mezzo di apnea però, oggi torna pesante. L'appaltatore contesta il cantiere della ditta precedente e un direttore dei lavori super partes, chiamato a verificare, ha accertato la contestazione. Risultato: i costi lievitano di oltre 500.000 euro, i tempi di lavoro si allungano di 6 mesi. Il piano di lavoro prevedeva e continua a prevedere la costruzione delle fondamenta e della prima ala del museo, quella che ospiterà la collezione naturalistica della Fondazione Luca. Ma sarebbe sorto un grosso problema in merito alla stabilità delle aste conficcate nel terreno in cui viene pompata una miscela di cemento e acqua, il jet grouting cosiddetto. I tecnici della Vardanega vi hanno rilevato delle difettosità tali per cui la resistenza delle aste di pompaggio sarebbe insufficiente, pericoloso lavorare. La ditta ha poi dovuto eliminare materiali di risulta rimasti sul campo e resta una vasca che presenta tracce di idrocarburi da bonificare, dunque tutto da rifare, da sistemare e correggere, costi che aumentano e tempi che si dilatano. Santa Chiara deve ancora aspettare, così come il ponte simbolo della città, anch'esso oramai in perenne attesa. Intanto la pazienza dei bassanesi sta diventando la pazienza di Giobbe, ma non per scelta. Ricapitalizzazione della Banca Popolare di Vicenza, oggi ne ha discusso il CDR. Siamo nelle mani del governo. Sono queste le parole pronunciate dal presidente della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Mion, al suo ingresso nella sede milanese dell'Istituto Berico, che oggi ha ospitato il CDA della banca. Una riunione necessaria per fare il punto della situazione dopo il diktat di Bruxelles, che ha chiesto l'iniezione di capitali privati per consentire il salvataggio della banca attraverso la ricapitalizzazione precauzionale. Da quanto trapelato, il CDA ha fatto sapere di aver preso atto delle rassicurazioni fornite dal ministro dell'Economia e delle Finanze, confermando la validità del piano di ristrutturazione a suo tempo approvato. Inoltre il CDA ha dato mandato all'amministratore delegato Fabrizio Viola di verificare la posizione di Questio SGR, gestore del Fonte Atlante, in merito alla sua eventuale partecipazione all'operazione di ricapitalizzazione prevista, ma i sottoscrittori di Atlante avrebbero già escluso nuovi investimenti. Divieto di consumare alcolici in luoghi pubblici. A Bassano scoppia la polemica. La legge per molti però andrebbe estesa anche al di fuori di quartiere Firenze. Divieto di bere alcolici in quartiere, secondo lei è un provvedimento che potrà servire? In parte sì, in parte no. Chiunque penso possa, in fuori si tiene una bibita in macchina, può bere qualcosa. La soluzione non poteva essere di estenderlo a tutto il quartiere o a più zone della città? Insomma, abbattendo tutto il quartiere qua, perché questo è il problema del quartiere. Non è ancora entrata in vigore che l'ordinanza antialcol scatena già dibattito al bar, polemiche in piazza. Il via ufficiale è previsto per giovedì 1 giugno. In quartiere Firenze, a Bassano del Grappa, sarà vietato il consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o ad uso pubblico di qualsiasi gradazione e tipologia fino al 30 settembre 2017 e per tutto il giorno, e la cui trasgressione diventerà responsabilità penale. Non vale la pena soltanto in quartiere Firenze fino alla Cadolfina, questo e quello, o tutti o niente. Questa misura estrema vorrebbe arginare i problemi di un quartiere spesso sfondo di fatti di cronaca. Quando veniamo chiamati balordi, perché veniamo chiamati balordi sul giornale, a noi dà fastidio perché ad esempio io ho 27 anni di lavoro, la mia azienda ha chiuso.
cosa posso fare? Nel quartiere, secondo alcuni residenti che non hanno voluto farsi riprendere, da troppo tempo stazionano persone che provocano disturbo e degrado. Qualche commesso ha già avuto notizia che perderà il lavoro dal 1° di giugno. Da qui l'ordinanza anti-alcol, in vigore in tante città del Veneto, ma a Bassano la polemica si leva alta perché si chiede un ulteriore giro di vite. Dappertutto dovrebbe essere così, in tutti i quartieri, in tutte le zone. Ci sono dei locali dove si può bere e dei giro per la strada, quelle cose no. Arte contemporanea, esposizioni uniche in Italia e un circuito nazionale. E con le collezioni private i musei civici puntano all'internazionalità. I musei di Bassano si affacciano sul mondo, puntano a diventare riferimento per l'arte del bel paese e attraverso le tante e preziose collezioni private a cercarsi un posticino nello scenario anche internazionale. Il primo obiettivo principale è che il museo diventi una grande casa ospitale e che riesca ad ospitare eventi che hanno un livello nazionale dal punto di vista dell'attenzione culturale. E per Bassano sarà la grande retrospettiva di Robert Capa dal 15 settembre in mostra a dare l'input decisivo, una personale del celebre fotografo fondatore dell'agenzia francese Magnum Photos. È una mostra importante dal punto di vista nazionale perché è l'unica dedicata completamente al fondatore della celebre agenzia francese per il 70° anniversario, per cui sarà una mostra di grande impatto anche comunicativo. Tra gli appuntamenti culturali previsti fino a fine anno anche una mostra che racconterà il retro delle opere del museo, un'intera collezione vista da dietro, un insolito punto di vista che nasceva a Copenaghen tra il 1670 e il 1675. Abscondita propone di studiare gli oggetti artistici dipinti, ma non solo, dal punto di vista del loro retro. Occasione questa che permetterà alla fine della temporanea di rivedere e riformulare l'impianto dell'intera sala del 6-700 con l'aiuto degli amici del museo che acquisteranno e restaureranno anche una nuova opera. Siamo ora alla cronaca giudiziaria. I familiari dell'anziana morta nella loggia a Rosale lo scorso settembre querelano il comune. I familiari di Giulia Salvalaio, l'anziana di 88 anni affogata in un canale lo scorso 24 settembre, vogliono fare chiarezza sulla tragedia e querelano il comune di Rosà. Secondo la famiglia, i consulenti di parte, la mancanza di grate a protezione del canale d'acqua artificiale e di opportune segnalazioni sarebbero alla base della disgrazia. L'anziana, che soffriva di demenza senile, non aveva mai dato problemi particolari, ma quella notte, per la prima volta, senza che nessuno se ne accorgesse, era uscita di casa con quello che indossava, una vestaglia e un paio di pantofole, cominciando a vagare senza meta. Quando al risveglio la figlia non l'aveva trovata nella sua stanza, aveva allertato il 112. I carabinieri avevano rinvenuto il corpo senza vita della donna immerso in una roggia in via del lavoro nella zona industriale di San Pietro di Rosà, a 3 chilometri da casa. E rimaniamo sempre a Rosà, ma parliamo di elezioni amministrative dell'11 giugno. Oggi conosciamo il primo di 3 candidati alla poltrona di primo cittadino. Ho deciso di metterci la faccia, quindi smetterla solo di lamentarmi e di provare a fare qualcosa in prima persona. Ha le idee chiare Paolo Stragliotto, 34 anni, lavoratore autonomo nel settore dell'information technology, il più giovane tra i 3 aspiranti candidati alla poltrona di sindaco. La Rosà cos'è che non funziona? Secondo noi la scorsa amministrazione, ma anche quelle precedenti, hanno peccato un po' per quanto riguarda alcune decisioni calate dall'alto, quindi manca un po' la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini. Per questo i 5 Stelle propongono un consiglio comunale che utilizzi strumenti di democrazia diretta come il Question Time. Significa che ciascun cittadino in un consiglio comunale può portare un'interrogazione da rivolgere proprio a sindaco e giunta. Partecipazione dunque la parola d'ordine di Stragliotto, e in questa direzione va anche il progetto più impegnativo promesso in campagna elettorale. Vogliamo creare a Rosà una piazza, un luogo che sia un centro di aggregazione e di partecipazione dei cittadini e che sia proprio anche un punto di identità, dato che a Rosà una vera piazza non c'è perché abbiamo più che altro un semaforo molto trafficato. E accanto alla nuova piazza anche un vero e proprio campus scolastico. In zona di Villa Segafredo, dove già sono presenti gli impianti sportivi e quindi dove vorremmo creare un unico luogo sicuro e protetto, e tra l'altro anche in mezzo al verde, dove i nostri studenti possano svolgere le loro attività scolastiche ma anche extrascolastiche. E a Romano d'Ezzelino è stata inaugurata una centrale idroelettrica unica in Italia nel campo dell'ingegneria idraulica.
Energia elettrica rinnovabile a costo zero, sfruttando la pressione dell'acqua generata dal dislivello tra sorgente e serbatoio. Siamo a Romano Dezzelino, presso la centrale Carlessi. L'impianto di ETRA, inaugurato oggi, è il primo di questo tipo in Italia. È un sistema in grado di trasformare in energia pulita la pressione in eccesso presente nella rete acquedottistica. L'impianto di Carlessi è un impianto all'avanguardia in termini di tecnologie ed ha un primato, è il primo impianto che sfrutta questo tipo di tecnologia, un impianto che produce energia pulita e che è stato in grado di ripagarsi con ampio anticipo rispetto alle previsioni. Questo perché è un impianto che produce più energia di quella che era prevista. La centrale è alimentata da una sorgente, la sorgente si trova a 23 km a monte, la sorgente Fontanazzi, quindi tutta l'acqua che entra nell'acquedotto arriva in questo impianto e qui viene prodotta energia elettrica invece di dissipare la pressione con delle valvole di manovra di fatto. Quindi l'effetto utile è quello di creare energia elettrica rinnovabile e regolare anche il funzionamento idrico di tutta la rete acquedottistica. La centrale Carlessi produce circa 435.000 kW all'anno, quantità sufficiente a coprire il fabbisogno energetico di 161 famiglie medie. Noi siamo diventati oramai autosufficienti in materia energetica per il 25%, questo consente di risparmiare molti milioni di euro e quindi benefici sicuri anche nelle bollette dei nostri utenti. Ed è tutto pronto nella Bassanese, sull'altopiano di Asiago, per l'arrivo del Giro d'Italia. Esplode rosa lungo le strade del Giro d'Italia, fiocchi ovunque, palloncini, striscioni per accogliere i protagonisti della 20ª tappa del Giro, la Pordenone Asiago. Domani queste strade saranno invase da migliaia di appassionati pronti a salutare il passaggio della carovana rosa. Sarà la penultima tappa del 100° Giro d'Italia prima della crono di Milano. I ciclisti dovrebbero entrare in provincia di Vicenza tra le 15.15 e le 15.39 per scalare il Grappa, mentre l'arrivo ad Asiago è previsto tra le 16.56 e le 17.33. Qui siamo a Pove, che saluta i ciclisti del Giro con bandiere tricolori, biciclette rose e fiocchi lungo le strade. Poi ci spostiamo verso nord, fino a Campese, Campolongo, Oliero e Vastagna. 15 ciclisti imboccheranno la salita fino a Foggia. Un giro che non dimentica, ecco lo striscione appeso sul ponte di Campolongo, un doveroso saluto ad un grande campione come Michele Scarponi. Insomma, è tutto pronto nel Bassanese sull'altopiano di Asiago, la carovana rosa può proprio arrivare. Tanta commozione ieri sera a Trebaseleghe per la fiaccolata in memoria di Natascia, la cuoca uccisa una settimana fa. Ieri vi abbiamo raccontato in diretta quei momenti emozionanti durante la nostra puntata di Focus. Una marcia silenziosa, le fiaccole accese, i fiori bianchi in mano. Oltre 2.000 persone hanno partecipato a Trebaseleghe alla fiaccolata in ricordo di Natascia Bettiolo, la 46enne cuoca uccisa esattamente una settimana fa da uno spasimante respinto. Il corteo, partito dal comune, è arrivato fino al parcheggio della scuola, proprio nel punto dove la donna è stata ammazzata. Qui gli alunni della scuola dove Natascia lavorava hanno deposto fiori bianchi. Distrutti dal dolore, i familiari della 46enne hanno ricevuto il conforto di un intero paese, dei sindaci dell'Alta Padovana e del prefetto, che ha ricordato l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica contro reati orribili come il femminicidio. I figli, la sorella e i genitori di Natascia hanno affidato ad una lettera al ricordo della donna il suo sorriso solare, la sua gentilezza e disponibilità. La fiaccolata si è conclusa sulle note dell'Alleluia di Leonard Cohen, la canzone preferita di Natascia. Nelle prossime ore il suo assassino, Luigi Sibilio, dovrebbe essere interrogato dal giudice e accusato di omicidio volontario premeditato. The fourth, the fifth, the mirror fall, the nature leaf, the breath again composing Alleluia. Emergenza profughi a San Pietro in Gudo, dove il sindaco Gabriella Bassi firma un'ordinanza di inagibilità per l'albergo che ospita i migranti.
Dalla Basta all'Alta Padovana l'emergenza profughi sta esasperando i sindaci della provincia. Dopo l'ennesima rivolta scoppiata ieri nell'hub di Bagnoli di Sopra, oggi è stata la volta di San Pietro Gù. Qui il sindaco Gabriella Bassi annuncia di aver firmato un'ordinanza che dichiara inagibile l'albergo di Via Marconi, dove da settembre sono ospitati dei profughi. I numeri in questi mesi sono cambiati in continuazione e ora lo stabile viene considerato centro d'accoglienza. Noi abbiamo preso il coraggio a due mani e abbiamo revocato l'agibilità. La vicenda è complessa, l'albergo può ospitare al massimo 24 persone, ma durante un controllo dell'amministrazione a marzo il sindaco dice di aver trovato all'interno 47 letti. Il giorno dopo mi è arrivata una lettera dalla cooperativa, la quale mi informa che i profughi sono 42 e mi allega la lettera della prefettura a loro inviata, che è inviata alla prefettura, ai carabinieri, alla questura e non al comune. Questo è il massimo dell'indecenza, perché credo che il prefetto avrebbe dovuto avvisare anche noi. Noi non accettiamo come sindaci di essere trattati in questo modo. Il sindaco si appella al prefetto e al governo, stanca di essere sempre l'ultima a venire a conoscenza di quello che accade all'interno della struttura. I profughi, dice, sono aumentati anche in questi giorni. Per tutte le risposte mi arriva un'altra comunicazione della cooperativa che aumenta il numero di altri 8 unità, quindi 42 più 8 a casa mia fa 50. E si parlerà di migranti anche nella puntata di Focus, di questo e anche molto altro con il nostro direttore Luigi Baccelli a partire dalle 21.20. Con lui ci saranno anche Patrizio Miatello, Ivan Palasgo, Marco Carrai, Valente Chieregato, Cristian Valandro e Massimo Grella. E come sempre anche voi telespettatori potete inviarci attraverso gli sms le vostre opinioni. Ora vi lascio alle previsioni del tempo di domani. Vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Il segreto per la tua bellezza? Extro Hair Stylist, gli specialisti del taglio. Lo trovi a Bassano, via Cabaroncello, Due Ville, via Marosticana. Extro, per chi si ama. Alta pressione che rimonta su di noi, ci protegge dai sistemi perturbati che interesseranno solo le Alpi in modo pure marginale, con un po' di nuvolosità più o meno intensa. Diciamo sul Bassanese, su gran parte del Bassanese, sabato e domenica le prime ore, ecco, soprattutto verso nord, un po' di nuvolosità senza nessun effetto e poi gran sereno, ecco, due bei giorni, e probabilmente questa situazione di bel tempo continuerà nei primi giorni almeno nei primi giorni della prossima settimana. I venti saranno deboli ma con qualche rinforzo di direzione più o meno variabile e le temperature al di sopra della norma, le minime 16-18 gradi, le massime dai 27 ai 29 gradi. L'alta adriatica è previsto da poco mosso a localmente mosso. È tutto. Il segreto per la tua bellezza? Extro Hair Stylist, gli specialisti del taglio. Lo trovi a Bassano, via Cabaroncello, Due Ville, via Marosticana. Extro, per chi si ama.